questo, come è facilissimo intuire, può aprire la strada, apre anzi la strada a futuri sviluppi sia dal punto di vista scientifico che, dicevo, economico, perché è dato alimentare. E naturalmente appunto con un ritorno che si farà sentire su tutta la filiera del caffè, dai paesi produttori e anche dai paesi consumatori. Lo studio è stato condotto dall'Università degli Studi di Padova, Trieste e Udine, con il coordinamento appunto del professor Graziosi, e direi questo prima di darvi rapidissimamente la parola, che oltre a rappresentare un lavoro comune di università, un lavoro significativo di, diciamo, con partecipazione tra pubblico e privato, è anche il risultato positivo della collaborazione tra due aziende che sono protagoniste del mercato mondiale del caffè. E prima di cominciare, se volete, sono stato sollecitato da questo punto di vista, lo potete twittare con l'hashtag DNA Caffè. E prima di cominciare, ancora un'ultima cosa, vediamo questo video che è stato preparato, che ci fa entrare proprio nel cuore dell'argomento che affronteremo stamattina. Che noi facciamo sempre di bere una tazzina di caffè, in realtà dietro lo sentiremo, a una storia lunghissima e affascinante. Professore, ecco, lo studio, il suo studio, lo scopo è quello di offrire ai consumatori, ai produttori, a chi insomma lavora con il caffè, uno strumento per migliorarne la qualità e anche per migliorare la qualità delle politiche, delle pratiche agronomiche. Ci può spiegare insomma ecco il suo lavoro e quali sono appunto gli obiettivi, la metodologia e anche le possibili ricadute dal punto di vista scientifico di questo vostro studio? Procedo con la presentazione. Buongiorno a tutti. Ma può parlare di questo? E alzami in piedi, cioè. E serve, professore. Prego, prego. Posso? Buongiorno a tutti. Mi trovo più a mio agio se trovo in piedi. E poi, specialmente oggi che dobbiamo parlare di una cosa che non è proprio, immagino che non è che tutti i giorni vi trovate al caffè e incominciate a parlare di DNA. Mi pare improbabile. Allora, alcune cose, sì. È diventato entrato nell'uso comune del DNA, ma non è proprio un normale oggetto di conversazione. Vediamo nel modo, prima di passare questa slide, volevo farvi entrare nel concetto. Intanto la parola genoma che uso è per dire tutto l'insieme del DNA. E per farvi avere un'idea anche fisica di cosa andiamo a parlare oggi, mi sono portato un aiuto didattico. Qua. Un po' di scena. Cos'è questo nastro? È una rappresentazione di tutto il DNA di arabica. Quanto è lungo? Non è poco. È oltre un metro, saranno 140 centimetri circa. E avete visto che ho messo
messo rosso e bianco perché l'arabica salta fuori da una incollinazione incrociata fra il caffè robusta e un altro tipo di, un'altra specie di caffè che è l'Eugenioides. Allora, in questo progetto cosa abbiamo fatto? Ovviamente il DNA è così lungo in ogni cellula, poi è una cosa strepitosa, è così lungo il DNA, ma estremamente fine, per cui non lo vediamo. Io l'ho visto in realtà tirando, estraendo tanto DNA dalle piante o anche dagli animali, e l'ho visto fisicamente, in fondo una provetta è una cosa gelatinosa, bianchiccia, molto poco attraente. Pensavo anche di provare ad assaggiarlo, ma poi ho detto no, ci rinuncio perché sarà sicuramente orribilmente salato con tutte le porcherie che abbiamo usato per tirarlo fuori. Ma lo mangiamo tutti i giorni, una bistecca, insalata, viene accia dappertutto, è estremamente sottile ed è composto da piccoli mattoncini, diviso poi in vari cromosomi e vari pezzetti, non è un unico pezzo lunghissimo, sono vari pezzetti. E i mattoni che costituiscono questo DNA sono le basi che sono dei composti chimici che andiamo che siamo andati a svelare, a capire. Quindi c'è una prima base, sono un sacco di miliardi, dopo vediamo il numero. Si prende il primo, si guarda cos'è, lo si toglie, si prende il secondo e si va a vedere cos'è il secondo e decodifichiamo tutto. Non è stato fatto ancora questo lavoro, cioè l'abbiamo fatto adesso noi con la collaborazione di tutti qui, queste persone dell'industria, e non era stato fatto prima perché nel mondo della ricerca sul caffè non corre molto come dovrebbe rispetto all'importanza del caffè, che è una delle commodity più importanti del mondo, però non c'è ricerca perché c'è una difficoltà fra produttori e consumatori, vedete che c'è un solco nel tipo di caffè, perché gli interessi sono diversi. Ai produttori interessa avere belle piante sane che producono una gran quantità di caffè, ma di solito non vanno a vedere qual è la qualità che producono, perché in certi paesi addirittura i produttori, i contadini che producono il caffè non hanno mai assaggiato, quindi così hanno interessi diversi. Consumatori, viceversa, noi paesi dei temperati che siamo i consumatori, ci interessa la qualità del caffè in tazza, quindi è molto diverso da quello che sono gli interessi dei produttori. In più i produttori, spesso volentieri sono paesi in via di sviluppo, non hanno risorse umane e economiche, mi dicendo, per poter sorgere. Per cui questa attività è una cosa, a mio avviso, che molto importante perché darà vantaggio un poco a tutti. Vediamo un pochettino questo DNA. L'arabica è arrivata da una fecondazione incrociata, come dicevo prima, fra il polline e l'ovulo di due specie diverse, cioè dal caffè robusta e dal Coffea eugenioides, che non è una pianta commerciale, quindi non è un caffè che si incontra. E il polline di una ha fecondato l'ovulo di un'altra ed è saltato fuori l'arabica, che ha tutte le caratteristiche, 22 cromosomi, 1,38 giga quasi, cioè i mattoncini sono 1,3 miliardo per l'eugenioides, sono messi assieme, è venuto fuori l'arabica. 44 cromosomi, il doppio di DNA degli altri due, e totale 2,62 gigabasi, cioè 2,6 miliardi di questi mattoncini. Se noi volessimo scrivere, per darvi un'idea di quanto è enorme questa cosa, se noi volessimo scrivere, sono solo 4 lettere, si può scrivere il DNA su un pezzo di carta, sono 4 lettere, A, C, G, D, A, e poi c'è una variante, ma
sono quattro lettere. Se io dovessi scrivere tutto il genoma di Arabica su un foglio A4, fronte e retro con lettere molto piccole, mi vengono fuori qualcosa come 500.000 di foglie A4. 500.000 di foglie A4 sono 1.100 risme, siamo a metà di questa stanza. Solo a scriverlo è un'impresa, è una novità. Per fortuna lo fanno le macchine. Ok, qual era l'obiettivo di tutta questa storia? Siamo partiti da molto tempo fa, bisogna dire, con la preparazione di una genoteca, che cavolo è una genoteca, per di più BAC sta per Bacteria Artificial Chromosomes, cioè abbiamo preso il DNA del caffè arabico, tagliato a pezzettini, ogni pezzettino montato su un cromosoma artificiale di un batterio e preparato una genoteca, cioè una collezione di questi batteri che hanno tutto il genoma del caffè dentro. Già questo non è una cosa piccola, questo non l'abbiamo messo nel conto del sequenziamento del caffè, questo è un lavoro che è stato fatto molto prima ed è incominciato molto molti anni fa, non mi ricordo più adesso quanti anni. Dopodiché questa genoteca è stata presa e siamo andati a sequenziare, a ritagliare fuori un pezzetto di DNA di arabica e ritagliare tutti i pezzettini uno a uno per vedere qual era la sequenza. Ma a fianco a questo abbiamo fatto anche un sequenziamento fisico casuale, partendo proprio direttamente dal DNA del caffè, che è il punto 3, e dopodiché, visto abbiamo tutti questi dati, computer grande come mezza stanza, hanno immagazzinato tutti questi dati lì e adesso dobbiamo capire cos'è. Quindi c'è una ricostruzione, dopo dobbiamo rimettere assieme tutti questi dati, c'è una ricostruzione informatica per rifare questo lungo pezzo e infine dobbiamo capire ogni singolo pezzo, ogni singolo gene che cosa fa. E quindi l'ultimo punto è l'annotazione e l'identificazione dei vari geni. Ok, la genoteca BAC di partenza aveva 176.000 cloni, quindi e quelli sono stati analizzati 36.000 rotti cloni qua, ma dopodiché abbiamo fatto anche 3 genoteche per il sequenziamento diretto, 3 genoteche per il DNA, solo geni che fanno qualcosa, per intenderci, quel cDNA di foglie, radici e frutti. E tutte queste genoteche ci dicono che abbiamo raccolto, sequenziato, analizzato più del 50%, perché non dico il 62% o il 51%, perché nella realtà dei fatti c'è un sacco di DNA ripetitivo che viene ripetuto, che non serve a nulla, eccetera. Quando si hanno quei pezzi lì non si sa quante copie ci sono di quelle lì, e quindi in realtà non so com'è rispetto al quadro totale. E forse più esplicativo è, vado avanti dopo torno su questo, forse più esplicativo, visto che è una bella giornata, andiamo a fare un giro al mare, accidentalmente sono io e mio figlio. Cos'è il sequenziamento? Rispetto alla fotografia precedente, qua abbiamo dei buchi, ed è rappresentato così a caso, ma c'è una figura, quella del catamarano, che è importante. Qua abbiamo il grigio del cielo che si confonde col grigio del mare,
e francamente se ho un pezzettino qua non so dove diavolo sono, non so se sono in mare, se sono in cielo o dove sono, no? Per dirvi la difficoltà di capire cosa abbiamo in mano. Ma alla fine è poco importante questo, è più importante capire questa che è la figura principale, no? E capire come funziona questa parte qua, e questi sono i geni che effettivamente fanno qualcosa. Lì siamo abbastanza ben messi, ma la superficie dei buchi qua e là in questo grigiore non lo so dire, quindi sembra così, la scienza ha qualcosa, no? Non può essere precisa per motivi pratici, tecnici. Torniamo alle possibili ricadute. Adesso, qua c'è una lista, ma io sono sicuro che nei prossimi anni verranno fuori qualche cosa che oggi non abbiamo pensato, perché questi dati consentiranno di farli. Il sequenziamento del genoma umano ha dato possibilità oggi come oggi di diagnostica che, quando è stato iniziato il progetto genoma umano, erano assolutamente impensabili, non si poteva immaginare. Beh, sì, qualche sospetto c'era, però molto di più di quello che si pensava quando è stato avviato. Vediamo un pochettino di dare un'occhiata alle cose, resistenza alle malattie. La pianta di caffè arabica soprattutto soffre di moltissime malattie, è una pianta per certi versi delicata, e certe piante sono resistenti. Come mai quella pianta lì è viva, tutto il resto della piantagione è morta per un attacco di vermi alle radici? Come mai quella lì non è morta? Perché ha un gene per la resistenza. E allora è bene identificare questi geni che danno, conferiscono la resistenza. Sincronia di maturazione dei frutti, questo, mentre la prima riga va bene per i produttori, la seconda riga è un vantaggio certamente anche commerciale, perché se i frutti maturano tutti insieme come costare meno la produzione, dicendo, avere risvolti pratici veramente notevoli. Andamento delle condizioni climatiche, purtroppo sappiamo che il clima comincia a farsi sentire pesantemente, gli elementi vari eccetera, e poter adattare le piante alle condizioni climatiche nuove è una cosa importante. Maggiore produttività, ovvio. Per esempio, di nuovo, non risvolto commerciale, contenuto di caffeina. Si possono avere una pianta che non produce caffeina da sola, per conto suo, certamente meglio, una protezione dell'ambiente, non devo fare delle estrazioni chimiche e avere i solventi chimici che prima o dopo devo scaricare nell'ambiente, perché ho una pianta che da sola non fa la caffeina. E queste piante ci sono certamente presenti, quasi certamente sono. Ci sono tre piante in un orto botanico a Brasile, e poi saranno chissà quante in Etiopia. Aumento specifici aromi, miglioramento della qualità in tazza, quindi della bevanda, ma l'estrazione anche della bevanda, essere più efficienti con meno caffè, avere un caffè più buono. Quindi miglioramento in tazza. Io credo che di concluderla qua, perché io forse. Ah sì, ancora chi ha partecipato a questa cosa mi sembra indispensabile, vero? Indietro. Come già stato detto, sono stati una ventina di ricercatori in tre università, Padova, Trieste e Udine, quindi grande orgoglio che l'abbiamo fatto tutta in Italia questa cosa, con l'aiuto della caffè, della razza, della DNA analitica che rappresento, perché è uno spin-off dell'Università di Trieste che ha curato, io con una persona come rappresentante però della DNA analitica, che è uno spin-off dell'Università di Trieste, e l'Istituto di Genomica Applicata che ha fatto buona parte del sequenziamento fisico. Grazie. Grazie. Lasciamo il microfono al professore, se si vuole accomodare, poi dopo la coinvolgiamo.
Sicuramente di nuovo. Vi avevo detto prima che ci saremmo collegati con il ministro Martina, che si trova a Bruxelles, e tra l'altro è la sua prima riunione da ministro a Bruxelles, quindi si può capire gli impegni che ha, e ci ha fatto sapere che non può collegarsi con noi, però ci ha mandato una lettera che vi leggo rapidamente. A causa della concomitante convocazione del Consiglio Europeo di Agricoltura e della Pesca non potrò partecipare alla presentazione di un risultato così significativo dal punto di vista scientifico e così rilevante per i riflessi in campo industriale ed economico qual è il sequenziamento del genoma del caffè. Si tratta indubbiamente di un successo che va all'onore della competenza scientifica italiana espressa dalle università che hanno realizzato l'attività di ricerca, ma che è anche un segno tangibile di una stretta sinergia tra l'impresa privata e il mondo della ricerca pubblica, a dimostrazione che quando imprese lungimiranti sono disposte ad investire in ricerca, anche in una congiuntura economica non certo facile, i risultati non mancano. Le ricadute positive del sequenziamento del genoma si manifesteranno in una molteplicità di settori che vanno dal miglioramento della resistenza ai parassiti, come ci abbiamo detto qui dal professore, alla comprensione delle condizioni ambientali ottimali, all'individuazione delle caratteristiche genetiche che influiscono sulla qualità e molti altri che forse ancora non siamo nemmeno in grado di prevedere. Consapevole dell'importanza dell'analisi genomica, il Ministero delle Politiche Agricole e Alimentari è da tempo impegnato in attività di ricerca di questo tipo, fondamentali per le attività di miglioramento genetico, come quelle che hanno consentito il sequenziamento del genoma della vite e del pesco, solo per citare alcune delle piante di maggiore interesse per l'agricoltura italiana. Nel caso del caffè abbiamo a che fare con una specie che per l'Italia è assolutamente singolare, pur essendo una pianta esotica, è diventato, grazie alla sapiente elaborazione industriale, uno dei simboli dello stile della qualità di vita italiana. L'espresso e il cappuccino si chiamano così in tutto il mondo. Anche per questo, oltre che per l'importanza globale del mercato, il caffè avrà un ruolo di primo piano e una grande visibilità in Expo 2015. Poter associare a questa domanda così radicata nella tradizione un'immagine di avanguardia scientifica, qual è il sequenziamento del genoma, la migliore interpretazione proprio dello spirito dell'esposizione universale. E questo ministro, che naturalmente ringraziamo perché ha colto sicuramente lo spirito, insomma, di questa ricerca e anche lo spirito di questa giornata. Adesso, avendo qui a disposizione, dovremmo fare il testo croce, però perché comincia, perché insomma sono i rappresentanti delle due maggiori industrie che si occupano di caffè in Italia. Ecco, la domanda banale ma inevitabile: per quale motivo un'azienda come le vostre, naturalmente farò la stessa domanda, tutte e due hanno scelto di collaborare, insomma, di fare squadra e di appoggiare insieme questo studio scientifico. Cominciamo dal dottor Giuseppe Lavanzi. Grazie. Ma devo innanzitutto dire che al di là quello che può forse pensare, vedendo due aziende così note per quanto riguarda ovviamente il caffè in Cina, a questo tavolo, è che la competizione a cui spesso noi veniamo associati da parte pubblica dei consumatori è solo un aspetto, devo dire anche piuttosto piccolo, delle relazioni che legano gli operatori del mondo del caffè. Non sto semplicemente parlando delle aziende di torrefazione, delle aziende italiane, ma direi di tutta la filiera. Quindi mi fa estremamente piacere darvi un po', come dire, oggi dietro alle quinte di quello che voi normalmente forse pensate che ci possa essere dietro la vostra preferita tazzina di caffè. Beh, innanzitutto, almeno dal mio punto di vista personale, dalla mia esperienza, io lavoro ormai da tanti anni all'interno di questo settore e ne ho sempre apprezzato l'estrema coesione, quel senso di comunità che in fondo lega un po' tutti gli attori di questa filiera, partendo da chi produce il caffè all'origine, anche se piccolissimo, fino alle aziende di torrefazione più grandi del mondo. E questo senso di comunità è ben vivo anche all'interno di questo progetto,
per uno studio che nasce in Italia, è un primato degli italiani, e questo mi fa estremamente piacere sottolinearlo, è un modo di collaborare insieme con degli amici che sono appunto i rappresentanti Andrea Illi, della famiglia Illi e della sua azienda, ma nello stesso tempo anche con quest'ottica di coinvolgimento globale, con questo forte senso che spesso e volentieri l'industria italiana ha nei confronti di quelli che vengono definiti gli stakeholders, cioè un senso di responsabilità che investe tutto il modo di essere e di interpretare il ruolo di un'azienda, che non è semplicemente il fatto di esprimere un equilibrio economico, ma quello di essere un importantissimo attore, promotore di sviluppo, di idee, di sapere sul proprio prodotto specifico, con grandissime valenze a livello globale. Con Andrea ci conosciamo da qualche tempo, perché ormai non siamo io e lui giovanissimi in azienda, abbiamo avuto anche il piacere nelle nostre passate generazioni di intrattenere spesso dei rapporti di grande amicizia, di grande stima, dove in realtà appunto l'aspetto competitivo diventava sempre un modo un po' per cercare di migliorarsi e soprattutto di portare avanti un progetto che alla fine è un progetto comune. A noi sta molto a cuore il caffè, siamo profondamente appassionati su questo prodotto, lo riteniamo forse perché siamo appunto anche italiani, che rappresenti al 100% una nostra eccellenza, una nostra particolarità, ma non ci dimentichiamo appunto di vivere all'interno di una comunità in cui tutte le parti devono potersi sostenere vicendevolmente. Ed è proprio con questo impegno, con questa voglia che ci siamo buttati in questa avventura che all'inizio si pensava fosse estremamente complessa da portare in porto, ma qui poi è venuta fuori la grande capacità della nostra ricerca, dei nostri scienziati, di sapersi muovere bene, agevolmente anche in un ambiente estremamente ostile. Probabilmente noi italiani abbiamo un gene che ci permette come italiani di muoverci in maniera estremamente dinamica all'interno di ambienti complicati, a partire diciamo dalla nostra comunità e dal nostro paese. E anche qua è venuta fuori però questa grande capacità di saper affrontare la sfida scientifica con grande determinazione per portarci fino al risultato. Sia noi che l'azienda Illi ha avuto quindi grande fiducia nell'incaricare queste importanti istituzioni universitarie italiane che oggi ci permettono di presentare appunto primi nel mondo questo importantissimo risultato. Ritengo che il senso di responsabilità e soprattutto questo forte valore di solidarietà che ci ha accumulato possa rappresentare senza dubbio la base per poter fare in futuro altre cose, perché l'appetito viene mangiando. Siamo sempre più consapevoli che il successo delle nostre aziende, la capacità di poter crescere, svilupparsi a livello anche internazionale, di essere quindi un punto di riferimento per chi lavora con noi, naturalmente per chi collabora con noi, passi proprio attraverso una fortificazione di tutta la filiera. Io penso che questo importante progetto rappresenti un fondamentale tassello per rendere il settore del caffè più sostenibile per il futuro, in qualche maniera più pronto ad affrontare quelle che saranno le incognite di un futuro estremamente complicato. E in questo siamo anche estremamente lieti di poterci aggregare ad altri importanti operatori, ai paesi produttori, rappresentati ovviamente dall'ICO, che sarà uno dei nostri interlocutori futuri su questo ambito di ricerca, ma anche a tutti gli altri colleghi dell'industria italiana che non hanno partecipato direttamente, sono tanti, perché in Italia sono più di 700 gli interlocutori attivi sul mercato, che non hanno magari partecipato direttamente a questo progetto, ma sicuramente ne potranno beneficiare per poter portare a termine magari parte di questo
questo programma di sviluppo in cui ancora non si conoscono, come ha detto giustamente il professore, quelle che potranno essere tutte le possibili ricadute. Grazie. Prendiamo anche il merito dello studio che hai citato, però ecco, dottor Vitti, volevo ancora un po' parlare di questa vostra collaborazione. Parlavo prima di questo incontro con un collega straniero, che diceva, insomma, questa in fondo è una cosa poco italiana, perché gli italiani sono poco portati a fare sistema, però lei prima ha già sentito questa lettura, no? Quantomeno non succede solo in Italia, e comunque invece in Italia ci sono esempi positivi come questo, no? Direi innanzitutto perché due aziende che colleghe devono mettersi a collaborare su un progetto di questo tipo. Beh, il caffè sta vivendo senz'altro un momento buono, perché le sue tre virtù, che sono il piacere, la salute e la sostenibilità, sono i livelli massimi, ma altrettanto ha delle sfide importantissime da cogliere. Solo da qui al 2020 bisognerà produrre l'equivalente dell'intera produzione del Vietnam, che è il secondo paese al mondo come produzione, e bisognerà farlo contrastando quelli che sono gli effetti nefasti di cui abbiamo purtroppo proprio in questi giorni, in questa stagione, diciamo le conseguenze del clima. In questo momento, invece di andare avanti con la produzione, si va indietro per gli effetti nefasti del global warming, che impattano in particolare nella produzione centroamericana e quella brasiliana. Quindi è soltanto attraverso la risposta dell'adattamento della pianta, come ha detto il professor Graziosi, alle nuove condizioni climatiche che si possono dare delle risposte. L'evoluzione degli esseri viventi alle mutate condizioni climatiche di solito segue diciamo la velocità alla quale muta l'ambiente, ma giacché l'attività umana antropomorfa sta accelerando i mutamenti dei climi, bisogna accelerare anche l'adattamento della pianta del caffè alle nuove condizioni climatiche, dandogli quell'aiuto attraverso l'approccio scientifico. In generale, la collaborazione tra le aziende, che peraltro non è nuova, esistono primarie associazioni scientifiche e istituti scientifici da diversi decenni che vedono la collaborazione non solamente tra la razza e l'ILLI, ma anche a altre imprese, quindi siamo in qualche misura allenati a questo genere di esercizi. La collaborazione aumenterà ancora di più in futuro, perché la complessità che aumenta proporzionalmente alla crescita demografica e alla globalizzazione dei mercati richiederà sempre di più una, come si può dire, unione che fa la forza per affrontare i problemi che stanno, diciamo, emergendo sempre di più. Perché due aziende italiane? Quindi non solamente perché due aziende, perché due aziende italiane? Perché l'Italia ha il primato della cultura e dell'esportazione di caffè. L'Italia è stato il paese che ha scoperto il consumo del caffè circa 3 secoli e mezzo fa e che ne ha fatto praticamente la bevanda ufficiale a livello emblematica, l'emblema dello stile di vita italiano, con una media in termini di consumi molto alta, il numero di piazzine, con un numero di pubblici esercizi enorme, cioè un pubblico esercizio ogni 300 abitanti, quindi una veramente un'assoluta, diciamo, integrazione tra questa mera bevanda e lo stile di vita italiano che tanto ha amato nel mondo. In conseguenza di ciò, gli italiani sono stati coloro che hanno insegnato al mondo non solamente a produrre, ma a consumare il caffè, a produrre con moltissima innovazione tecnologica. Io penso che, stimo che 2/3 dell'innovazione tecnologica, delle tecnologie che sono tutt'oggi applicate nel mondo per
la produzione del caffè sono di origine italiana, così come il modo di consumo a partire dalle sue apprezzatissime preparazioni che sono state anche molto copiate e imitate a livello internazionale. Il caffè italiano è una delle tante vittime, se vogliamo, del cosiddetto Italian Sounding che affligge tutto il settore alimentare. E quindi abbiamo un patrimonio enorme da tutelare, da valorizzare, da proteggere e da sviluppare. Questo spiega perché due aziende italiane meglio che due aziende, diciamo, di origine provenienza diversa. Perché Ili e La Lazza, infine? Perché sono due aziende complementari tra di loro. Innanzitutto, se un paese deve intraprendere un'azione di valorizzazione di un settore, è giusto che lo facciano i leader, e quindi chi meglio dell'azienda numero uno e numero due sul mercato. Le due aziende peraltro hanno, oltre alle relazioni di reciproca stima e amicizia che sono state già piacevolmente citate da Giuseppe, hanno un rapporto di fiducia, nel senso che, essendo peraltro, beneficiando peraltro anche del fatto che ci sono due famiglie che si conoscono dietro all'azienda, abbiamo dei comportamenti prevedibili. Abbiamo poi sul mercato dei ruoli complementari, perché La Lazza è il leader e svolge il suo ruolo di leader in maniera eccelsa, e Ili fa un mestiere diverso nel campo dell'unicità, prova ne è che noi facciamo un unico prodotto. E quindi abbiamo, diciamo, due binari paralleli che vedono molto più possibilità di collaborazione che non di conflitto oppure di rivalità. E quindi sulla base di queste sono le ottime premesse per poter avere una collaborazione. Beh, ha detto cose molto interessanti che sicuramente i colleghi poi recepiranno, insomma. Io però ecco, vi chiederei qualcosa anche sulla ricerca, ecco, perché avete usato questo studio, che cosa vi aspettate da questo studio, che cosa pensate che dal punto di vista delle vostre aziende possa, diciamo, possa ritornare utile? Sì, dunque, decodificare il DNA della pianta è come imparare l'alfabeto in qualche misura, perché i singoli geni hanno un contenuto informativo che è equivalente a quello di una parola, e quindi qualsiasi iniziativa scientifica che vada nella direzione dell'adattamento della specie, piuttosto che dell'aumento della biodiversità, piuttosto che anche della sicurezza alimentare, hanno bisogno di questo alfabeto. Abbiamo già menzionato la necessità di adeguare le piante alle nuove condizioni climatiche imposte dal riscaldamento globale. Ho accennato al fatto che una delle virtù del caffè, che è il piacere, naturalmente discende dalla qualità, è in ascesa, nel senso che sta avvenendo anche nel caffè, come è avvenuto alcuni decenni prima, il fenomeno di segmentazione che c'è stato nel vino. Ecco, non ci sarebbe stata questo tipo di segmentazione del vino, dove ormai il vino di massa è meno preponderante rispetto al vino di qualità, se non ci fosse stata un'esplosione della varietà e della biodiversità con vitigni di tutti i tipi, oltre che pratiche agronomiche differenziate a seconda dei terroir. Quindi anche questo è di assoluta importanza per poter alimentare questo fenomeno della, diciamo, diversità, avere a disposizione il DNA, perché farà da metro di confronto, nel senso che potremo andare a vedere se due piante sono effettivamente simili o dissimili, e se sono dissimili in che cosa, confrontando il DNA delle due piante. Il terzo
aspetto è quello della salute. Oggi il caffè è riconosciuto dal punto di vista epidemiologico con molteplici studi, allunga la vita non solamente per i ben noti effetti sintomatologici della caffeina, ma si sono aggiunti proprio negli ultimi decenni, 15 anni circa, chiarezze sul fatto che il caffè dà il contributo numero uno alla dieta occidentale in termini di sostanze antiossidanti. E quindi questo probabilmente spiega il motivo per cui è protettivo su diverse malattie cardiovascolari piuttosto che su alcune forme tumorali. E l'ultima delle grandi scoperte è il fattore preventivo e anche curativo del caffè sulle più nefaste delle malattie della terza età, in particolare l'Alzheimer, il Parkinson e il diabete 2. Ecco, questi effetti benefici del caffè, che sono ben noti a livello epidemiologico, non trovano altrettanto riscontro con l'approccio cosiddetto riduzionistico, ovvero l'identificazione chiara di quali sono le sostanze protettive. Questo è un campo della ricerca che è a cavallo tra quello che è l'analisi della composizione, se vogliamo, chimica del caffè che consumiamo, così come complementato con dell'analisi clinica. Sono progetti di ricerca molto difficili, molto complessi e interdisciplinari, che una volta in più avranno bisogno del DNA come materia di base. Grazie, allora questo è una parte della domanda. Ecco, che cosa vi aspettate per le vostre aziende per il futuro? Cioè, avete in mente di fare un uso commerciale di questa ricerca, sfruttando tutte le cose che dicevo, il miglioramento della qualità, anche le proprietà organolettiche, eccetera? Beh, innanzitutto non sottovaluterei lo straordinario impatto sociale che potenzialmente potrebbe avere questo tipo di studio nel momento in cui si dovesse passare ad un'applicazione di natura più pratica, che naturalmente sarà poi demandata a tutta una serie di studi, penso, non so, a diversità agronomiche dei paesi d'origine, piuttosto che probabilmente a istituzioni medico-scientifiche. Ma parlando un attimo appunto della possibile ricaduta sociale, ecco, voglio sottolineare come questo tipo di strumento può rappresentare per tantissimi paesi produttori una straordinaria arma di sviluppo per poter migliorare in maniera, stabilizzare in maniera molto significativa da qua ai prossimi 10 anni le condizioni economiche, sociali, ambientali veramente di milioni di persone. Perché, come accennava Andrea, noi ci troveremo nei prossimi anni a fronteggiare una scarsità di caffè all'origine. Questo è un motivo molto semplice, perché comunque il consumo del caffè a livello globale nei paesi più avanzati comunque cresce, ma sia perché nei paesi tradizionalmente produttori di caffè il consumo sta crescendo moltissimo. Di solito il consumo di caffè è positivamente legato al miglioramento delle condizioni economiche e sociali della popolazione, quindi il fatto che il consumo cresca nei principali paesi produttori è una spia, diciamo piccola però importante, del fatto che il tenore di vita in questi paesi sta aumentando. Sto pensando, tanto per dare qualche esempio, l'Indonesia piuttosto che la Vietnam, lo stesso Brasile, che probabilmente già da quest'anno sarà il paese consumatore numero uno al mondo. Quindi questo significa per le comunità locali, che basano spesso e volentieri tutto il proprio bilancio familiare sulla produzione del caffè, significa poter avere di fronte una grande chance per poter migliorare in maniera significativa
la propria situazione economica proprio attraverso la produzione di caffè, che rappresenta per molti l'unica e sola opportunità, diciamo, di business e di sopravvivenza. Ovviamente poter leggere in maniera positiva questa cosa significa, come già stato più volte detto, migliorare la produttività del proprio raccolto, migliorare la qualità, quindi poter ottenere anche sul mercato, ovviamente sfruttare dei prezzi migliori senza dover ricorrere magari a tecniche direi molto più improvvisate e decisamente meno sostenibili. Ma pensiamo anche all'impatto sull'ambiente da un punto di vista della sostenibilità. Produrre più caffè a volte significa dover aggredire nuove aree, ma spesso e volentieri queste nuove aree non si trovano, perché comunque dovete sapere che il caffè è fortemente in conflitto come produzione con altre produzioni agricole che oggi come oggi possono apparire più remunerative. Pensate alla canna da zucchero, pensate per esempio alla soia, ma nello stesso tempo potrebbe voler dire aggredire invece delle parti naturali di foresta vergine, che oggi sempre di più hanno una grandissima importanza dal punto di vista della sostenibilità agricola globale, perché rappresentano evidentemente dei grandi polmoni di aria pura e rappresentano anche per l'ecosistema dei contrappesi decisamente importanti. Sono semplicemente, voglio dire, dei flash, ma che dovrebbero in qualche modo farvi comprendere quale potrebbe essere la profondità rivoluzionaria di una cosa di questo genere. E secondo me è anche molto importante che questo studio sia stato presentato proprio un po' alle porte di Expo 2015, che al di là del grande evento mediatico culturale rappresenta un momento di fortissima riflessione su tutta la catena dell'alimentazione e del cibo del mondo, con tutti i problemi adesso correlati alla sua sostenibilità ecologica, ovviamente ai suoi impatti sociali, ai suoi rilievi di natura economica. Quindi già solo da questo punto di vista vedo delle potenzialità straordinarie che non sono, diciamo, direttamente legate alla nostra attività commerciale, ma rappresentano un pezzo imprescindibile del posizionamento etico di imprese come la VAZ e Indy all'interno del mercato. Sono fatti ormai da cui non si può fortunatamente più prescindere, nell'ottica di un avvicinamento fortissimo tra la produzione, l'origine e i paesi consumatori. E questo direi un tema che riguarda un po' tutta l'industria agroalimentare. Io credo che questo studio rappresenti un ottimo caso, un esempio di tentativo di accorciare le distanze, in qualche maniera di proporre qualche cosa che potrebbe non avere al 100% valore commerciale per il proponente, ma lo ha a livello di nuovo di sistema. Oggi il sistema non è semplicemente dato da una collaborazione tra due aziende come la nostra, la comunità scientifica, ma da un approccio globale e planetario in cui appunto rientra tutto, tra cui anche i cambiamenti climatici prima citati. Da un punto di vista invece del consumatore, certamente anche qua ci possono essere delle importantissime ricadute. Andrea molto opportunamente richiamava tutti gli aspetti legati al consumo del caffè, gli aspetti più propriamente medico-scientifici. Sappiate che il caffè è uno dei prodotti forse più studiati da questo punto di vista e per molti anni è stato oggetto di indagini approfondite. Indubbiamente tutto questo studio potrà completare ancora di più il sapere che gira intorno al caffè. Quindi vedo innanzitutto queste come, anzi spero, mi auguro evidentemente che queste siano le primarie utilizzazioni di questo importantissimo studio, di cui mi auguro di tutto di vedere le prime ricadute veramente a breve, perché ce n'è grandissima urgenza, ma sempre nell'ottica di aumentare le nostre relazioni, di stringere veramente i nodi che ci tengono uniti, perché solo in questa maniera riusciremo a offrire una base di sviluppo allargata e ideale per tutti, innanzitutto proprio per la nostra comunità caffelicola. Grazie. A proposito del sapere, come ha detto lei, del sapere che gira intorno al caffè, io adesso chiederei, vorrei coinvolgere il professor, ce l'ha ancora il microfono, professore. Professore, quando insomma si parla di DNA, di genoma, eccetera, sorge magari anche
da quelli poco esperti, insomma, no? Il timore che si possa intervenire, insomma, che si possa arrivare a, alla modificazione, insomma, del DNA dei geni. Ecco, questo è un rischio che possiamo escludere a priori o no? A priori? No, dico certo, come dal punto di vista scientifico, però per, naturalmente no, però per quello, riguarda, quello che riguarda il motivo per cui siamo qui oggi. No, credo che non si possa a priori escludere. Come al solito tutte le cose dipende dall'uso che se ne fa, non c'è dubbio, però io sarei assolutamente sorpreso, mi interrompo, chiedo scusa alla Indi, faccio una citazione della Ravazza, per un piacere, se non è un piacere è una pubblicità, Ravazza, allora gli OGM non sono molto apprezzati dal pubblico, e perché devo fare un OGM e non avere un apprezzamento? Una bevanda che è un piacere bere, devo fare un OGM, ma non vedo proprio il motivo. Punto primo. Punto secondo, ribadisco quello che ho detto un attimo fa. In Etiopia c'è tutto quello che vogliamo, perché devo fare un OGM? E mi sarebbe molto meglio che vado in Etiopia andare a cercare e vedere cosa c'è di piante che si adattano esattamente a quello che voglio. Ho già citato che ci sono delle piante che non hanno caffeina, in grado talmente poca che si può dire zero. Sicuramente ci sono piante adattate alla siccità, alla resistenza a quel verme, a quella, alla ruggine delle foglie, perché sono lì da millenni, da mezzo milione di anni, e sicuramente la diversità è molto elevata, può offrire qualsiasi cosa che noi pensiamo sia opportuna in quel momento. Grazie, dottore. Già il fatto che non esista un cigno ad oggi è significativo, no? Perché esistono prodotti di agricoltura transgenici, praticamente tutte le varietà del caffè, no? Questo è dovuto al fatto che è materialmente molto difficile da percorrere, per tre motivi. Il primo è perché, come è stato presentato dal professor Graziosi, il DNA del caffè è enorme e molto ridondante, quindi sarebbe molto difficile riuscire a inserire dei geni strani e fare ottenere dei risultati. I prodotti geneticamente modificati di solito sono con dei DNA molto molto più semplici. Poi c'è il tema della vita della pianta. Una pianta di caffè necessita di 4 anni prima di entrare in piena produzione e vive 30 anni. Quindi il rischio di fare un investimento sbagliato, con una pianta che non dà i frutti sperati o che magari, perché non si può sapere, introducendo una modifica che contro, diciamo, colpi si hanno su altri aspetti. Quindi il rischio è molto elevato e anche chi l'ha provato l'ha immediatamente abbandonato. Il terzo motivo è che è totalmente, direi che è obsoleto l'aspetto del GMO come strategia di intervento, perché oggi, ed è anche grazie a questo che oggi noi possiamo annunciare questo bellissimo risultato di aver decodificato il DNA dell'arabica, che è un livello di complessità e di grandezza paragonabile a quello dell'uomo. Decodificare il DNA dell'uomo è costato 2,7 miliardi di dollari, credo che sia stato un esercizio che è durato non meno di 7 anni, anche di più. Anche di più. Oggi si potrebbe fare l'analisi del DNA del caffè, non dico in una settimana, perché ci arriveremo una settimana, ma in circa un mese, con dei budget che sono un decimo, che saranno a breve un decimo di quello che è stato speso. Quindi non ha più senso andare a inserire alla cieca dei geni in un DNA che ha già una sua tale ricchezza che praticamente ha la soluzione al suo interno.
metaforicamente potrei dire come se ogni essere vivente fosse un po', come si può dire, dislessico. Cioè l'espressione che si chiama fenotipo di un organismo vivente è il frutto di un certo tipo di lettura del DNA che può essere invece opportunamente guidato. Quindi questo significa che grazie alla disponibilità di quello che è lo standard di confronto, si possono ottenere attraverso tecniche di uno ibridazione naturale, quindi si fanno i fiori da sempre, e come si è fatto moltissimo nel caffè. Due, della espressione genetica della pianta, diverse senza dover introdurre delle modifiche, con dei riscontri rapidissimi, perché si fa una volta che si è ottenuta la modifica, che si può stimolare attraverso tecniche diverse ma tutte rispettose del patrimonio genetico originale, si va immediatamente a verificare il risultato. Quindi questo significa che, per quello che mi riguarda, avendo anche un minimo di background scientifico, i GMO appartengono un po' al passato, ecco, quindi non sono una strategia che ha senso e in particolare non l'ha mai avuta né mai l'avrà probabilmente nel passato. Lei vuole aggiungere qualcosa? Sì, io direi che lo scopo primario di questo tipo di intervento, di questo studio, ma direi anche lo scopo latente, non è senza alcun dubbio quello di creare i presupposti per effettuare delle manipolazioni di questo genere, così come noi potremmo pensare. E questo rientra all'interno, direi, di un paradigma etico-morale molto importante che è stato posto un po', diciamo, alla base di questo tipo di operazione, che rappresenta molto bene il DNA a questo punto etico-morale di aziende come Illy e come Lavazza, che da sempre sono assolutamente a favore, direi, si sono sempre battute per un approccio responsabile, per un approccio sostenibile, per la biodiversità e quindi per il rispetto più totale e assoluto di quello che è il patrimonio naturale ad oggi costituito dalla grandissima famiglia dell'arabica, perché noi abbiamo parlato dell'arabica come sostanzialmente un qualche cosa forse di unitario, ma sappiate che non è così, perché all'interno del mondo dell'arabica è presente una straordinaria popolazione di varietà di piante e quindi ovviamente di frutti e alla fine di caffè. Quindi lo studio serve per creare delle basi scientifiche che consentano una maggiore protezione di questa straordinaria ricchezza. Noi dobbiamo essere consapevoli di doverci battere per questa cosa, perché ecco, questo sì è strettamente legato alla sopravvivenza del nostro, uso questa parola appositamente, business, il nostro business di aziende specializzate nel caffè, che dipendono solo dal caffè. Se noi in prospettiva, diciamo, fantascientifica, dovessimo trovarci di fronte a un universo assolutamente omogeneo o al limite ormai ridotto a due o tre varietà di caffè, noi dovremmo cambiare mestiere, perché la nostra capacità è quella di essere degli specialisti nella complessità del mondo del caffè. Noi vogliamo vivere la complessità del mondo del caffè, non possiamo ridurre tutto il nostro orizzonte a due colori, perché a questo punto il nostro mestiere si svuoterebbe, non avremo più nulla su cui misurarci, non avremo più nulla su cui poter in qualche maniera incardinare il nostro talento e offrirvi dei prodotti che rappresentano veramente una tradizione ma anche qualcosa di noi stessi. Quindi direi che da questo punto di vista mi allineo completamente, ma rinforzando ancora di più il concetto che mai come mai un'azienda come Lavazza, non penso di interpretare assolutamente al 100% anche il pensiero di Andrea, sarebbe mai stata disposta a impostare un programma di ricerca con il rischio di arrivare in qualche maniera nella direzione prima citata. Grazie, e sempre con lei, adesso ritornerei sul discorso
esperienza di due aziende leader in un settore importante come quello del caffè, potrebbe essere di esempio ad altre aziende del Made in Italy, no? Che insomma che grazie alla collaborazione potrebbero come dire, rafforzare l'offerta complessiva delle aziende italiane. Insomma, potete fare da battistrada per un attimo. Io penso che siamo seguiti già da tanti. Noi ci inseriamo all'interno, fortunatamente, di un ambito dove esiste già una fortissima collaborazione tra impresa e scienza, tra impresa e università, tra impresa e ricerca. Io prendo qualche secondo per fare però una piccola chiosa, nel senso che questa operazione, secondo me, deve rimettere al centro dell'attenzione l'importanza che ha, vale in tutto il mondo, ma deve esserlo sempre di più anche in Italia, dell'impresa come momento determinante, come miccia, come innesco di un'attività di ricerca di alto livello. Io non credo che i fondi della ricerca debbano provenire in gran parte, ma sussidiariamente, dal settore pubblico. Penso che sia l'industria innanzitutto a essere un grande volano, un grande convogliatore di idee e soprattutto di risorse per alimentare la nostra ricerca, che è comunque un'eccellente ricerca, così come avviene nei più sviluppati paesi internazionali, penso agli Stati Uniti, penso alla Germania, penso a questi esempi che dovrebbero essere un po' un benchmark, no? A cui noi in qualche maniera guardiamo con interesse e cerchiamo in qualche maniera di avvicinarci. Il ruolo dell'impresa in questo caso diventa essenziale, esattamente così come lo è per creare posti di lavoro, per creare benessere, per creare sviluppo, ma lo sviluppo è anche ricerca, è anche la capacità di poter avere fondi da una parte a disposizione e ovviamente idee, volontà per poter impegnare la nostra ricerca in un modo assolutamente challenging, quindi forte, con delle ricadute però importanti, in tale che la ricerca non sia semplicemente, voglio dire, non uno slogan con cui noi andiamo a scrivere qualche cosa sui giornali, ma che possa davvero e significativamente cambiare le cose in modo molto profondo e duraturo nell'interesse di tutti quanti. Quindi l'invito ovviamente è che la speranza è che tante altre aziende in Italia, pur di fronte a una situazione non certo facile, abbiano il coraggio, la voglia, la capacità di impegnarsi in questa direzione. E forse da questo punto di vista, ovviamente, il nostro governo ci aiutasse con un minimo di prospettiva a rinunciare a qualcosina oggi per ottenere molto di più domani per tutti, senza ovviamente con questo alludere a degli sgravi di natura fiscale che potrebbero essere concessi proprio a chi investe in maniera opportuna in ricerca. Penso che si otterrebbero degli ottimi risultati, perché la base scientifica italiana è di grandissima qualità, le aziende hanno anche tanta voglia di investire e di crescere, si devono sviluppare internazionalmente, noi viviamo in un mercato piccolo, non ce la facciamo a diventare delle aziende importanti se non andiamo all'estero, e le nostre aziende sono un esempio, anzi l'azienda Andrea è molto più della nostra perché ha una protezione internazionale straordinaria, ma questo si basa su ricerca, su innovazione, su capacità di avere dietro un paese che in qualche maniera capisce queste cose e non ti ostacola. Grazie, un'ultima domanda al dottor Ibi, prima di dare spazio anche alle domande dei colleghi, che è un po' una domanda d'obbligo, ecco, Ibi e la Lazio insieme con questa collaborazione su questo studio, avete in mente di collaborare anche su altri progetti in futuro? Beh, sicuramente abbiamo innanzitutto discusso di che cosa verrà dopo questo studio, perché come ho già detto la decodifica del DNA mette a disposizione uno strumento fondamentale per la ricerca, ma le ricerche devono ancora cominciare, quindi abbiamo discusso assieme a Giuseppe Lavazza e tutto il team sull'opportunità di costituire un comitato scientifico per poi andare a finanziare le migliori ricerche che saranno applicate appunto alla
la disponibilità che mettiamo del DNA. Quindi questo è una delle prime aree di collaborazione che credo sia la notizia più importante della giornata, cioè non si ferma qui, da qui in avanti siamo mai un punto di partenza e riteniamo coerentemente con lo spirito che abbiamo cercato di illustrare e con la proprietà diciamo congiunta dei risultati di questa ricerca di continuare a sviluppare assieme questo tema. Bene, grazie. C'è qualche domanda, qualche curiosità, qualche osservazione? Prego. Sono collega dell'agenzia di stampa Associated Press. Volevo chiedere quanto tempo ci metteva per fare questa ricollocazione, quanto costava, e poi ho visto che fa parte di un altro progetto analogo, e se si può, questa fa parte e a parte, come si differenzia rispetto ad altri risultati dopo l'altro progetto International Genome Project. Allora il dottor Righi risponde su questo aspetto, poi magari la durata dello studio, i costi del professore si può rispondere. Presumo si riferisca alla World Coffee Research, che è uno studio prevalente. Sì? Quello è un consorzio che si è occupato della decodifica del DNA del caffè robusta, è completato da tempo, ma molto più semplice di questo dell'arabica. Mentre invece la World Coffee Research che ho citato è un progetto che proprio partendo dalla disponibilità della conoscenza scientifica del DNA mira a conservare la biodiversità della pianta, in particolare dell'arabica, che è minacciata anch'essa dal cambiamento climatico. Cioè vi è un rischio che la biodiversità naturale della pianta dell'arabica nelle foreste etiopi venga anch'essa minacciata dal riscaldamento globale, quindi la finalità di questo studio è cercare di porre rimedio. Professore, la collega aveva chiesto dei dubbi sui tempi e i costi, ho capito bene, della ricerca. Sì, per i tempi la cosa è durata molti anni in realtà. Se partiamo proprio a Bova, inizio, il sequenziamento fisico reale è durato 2 anni, ma tutto il lavoro precedente è difficile stabilire esattamente quando, ma doppio, il triplo, non lo so, perché è un servizio. Per quanto riguarda i costi, mi sembra più corretto che sia la India o la ragazza a dire quanto, perché in realtà io posso dire quanto è costato il sequenziamento fisico quello, ma appunto ci sono altre cose che precedenti che tutto assieme fanno una bella cifra, certamente meno di quello che è stato speso per l'altro progetto del sequenziamento di Robusta. La Robusta ha finito il sequenziamento circa un anno fa, adesso è stato preparato un manoscritto che prima o dopo comparirà sulle riviste scientifiche, ma il sequenziamento di Robusta il caffè Robusta ha metà DNA della rana. E quindi
solo il sequenziamento fisico costa la metà, ma i problemi poi sono molto molto più semplici e più aggredibili. Ci sono stati anni, il progetto sulla robusta è partito almeno 4 anni fa, direi, no di più, 6 anni fa. Sentiamo. A me non piace mai fare cifre, però quello che si può stimare come ordine di grandezza è che questo studio sia costato all'intorno di alcune migliaia, centinaia, di alcuni milioni di euro. Prego. Sì, è un coordinante basile, sono l'indicatore della mostra. Giuseppe Lavezza parlava di ricerca in paese e pubblico. Di là diciamo di quello che sono le richieste, poi il nuovo governo farà qualcosa di più per venire incontro alle imprese private che fanno per ricerca. Questo è il fatto che voi avete fatto una ricerca importante. Questa ricerca verrà messa a disposizione di tutti gratuitamente, visto che ho speso qualche milione di euro. Un'altra domanda a Ivi, visto che ha tirato il discorso del Made in Italy, dell'Italian Sounding e quant'altro, come viene visto il prodotto caffè in quanto Made in Italy, visto che l'origine di prima non è italiana, e di questi giorni tra l'altro ci sono delle organizzazioni sindacali dottori che stanno facendo una battaglia contro, o meglio contro, voglio chiedere una specificità sull'etichetta da dove arriva il prodotto non viene prima, quindi mettendo in qualche difficoltà lo stesso diciamo tema della Made in Italy, purezza di vita. Grazie. Per quanto riguarda la ricerca, noi pensiamo di costituire un comitato scientifico che va riunite persone, aziende al tavolo, più ovviamente l'industria rappresentante del mondo scientifico, ricercatori che hanno, professori naturalmente, parte dei ricercatori che hanno lavorato sul progetto, proprio per stabilire la migliore divulgazione, definiamola così, dei dati della ricerca fino qua maturati. Tutto questo avverrà in modo completamente gratuito. Sarà diciamo un'ottima opportunità per poter in qualche maniera dare poi spazio alla fase successiva, direi, del progetto, del programma, e quindi lo studio di eventuali interventi che possano generare delle ricadute di natura concreta su tutta la filiera. Ma tale è l'importanza di poter mettere a disposizione lo studio della comunità scientifica qualificata, quindi il comitato scientifico avrà anche l'obiettivo di divulgare in modo appropriato e di rendere soprattutto divulgabile tutto questo, che ho fatto non da poco, non trascurabile, in modo tale che le ricadute siano orientate, definiamole così, il ritorno sarà orientato all'ottenimento del massimo beneficio possibile attuabile lungo la filiera. Devo dire che mi piace pensare un po' alle nostre due aziende in quest'ottica, davvero come due mecenati che si sono diciamo, uniti per poter in qualche maniera supportare un progetto scientifico con una valenza veramente globale, veramente molto molto importante. Il Made in Italy è un tema molto vago, è quello del Made in a livello di Unione Europea. Per la denominazione di origine basta che le ultime fasi di lavorazione siano fatte nel paese di cui è il Made in. Quindi il fatto che l'espresso Lavazza Lili sia made in Italy è incontrovertibile. Ciò detto, sulla tracciabilità delle materie prime è un discorso a parte.
nel senso che il prodotto è e rimane il made in Italy, perché il processo industriale, dall'elaborazione dei chicchi, alla torrefazione, al confezionamento e a tutto ciò che ne consegue, sono per direi il 90% della catena del valore si trova in Italia. Ripeto che la tracciabilità dell'origine delle materie prime è un tema a parte, che corrisponde anch'esso alla sensibilità del consumatore e che trova risposta nella comunicazione dell'impresa, della marca, nel senso che è una facoltà delle singole marche andare a illustrare quali sono le origini e le provenienze in modo più o meno trasparente della materia prima che adottano. Questo non è da confondere con il fatto delle indicazioni. Quindi l'interpretazione di coloro che stanno a in qualche misura indicare che il made in Italy per i prodotti agricoli dovrebbe corrispondere alla produzione agricola in quel paese vale solamente per i casi in cui la produzione agricola assolve al 92% del valore aggiunto e in particolare con le ultime fasi. Spero di non essere stato troppo complicato, anzi di essere riusciti a semplificare questa materia molto ostica e che vede molte difficoltà in sede di Commissione Europea. Poi posso dire una battuta, il made in Italy è il gusto del caffè che si beve in Italia. Io l'ho bevuto in tutto il mondo, anche nei paesi che avete citato, Etiopia, Vietnam, insomma. Vabbè, questa è una spaventosa obietà. C'è un'ultima domanda? Prego. Sì, buongiorno. Scusatemi, io sono Davide Messina, sono il vicepresidente del Circolo della Stampa e presidente della Fondazione Circolo della Stampa. Quindi prendo la parola perché intendo innanzitutto ringraziarvi per essere venuti oggi qui al Circolo della Stampa. Sono davvero lieto di dirvi benvenuti perché oggi voi avete confermato quello che credo tutti pensino e io penso già da tempo, che voi siete due degli esponenti di quell'imprenditoria illuminata d'Italia che cerca di sbloccare e far uscire l'Italia dalla crisi nonostante i venti contrari che vengano dalla politica. Quindi grazie. E io proprio perché da due imprenditori illuminati così vorrei altri contributi anche al di fuori di questo tema strettamente scientifico, organizzerò un'altra manifestazione, un altro tema di cui vi parlerò successivamente per invitarvi a tornare qui. Aggiungo una cosa, sono lieto di vedere ancora qui il dottor Inri, perché il Circolo della Stampa è il circolo dei giornalisti italiani, la casa dei giornalisti italiani, ed è stato il primo a organizzare a Milano e quindi in Italia un evento in proiezione Expo. Abbiamo fatto un evento stupendo nell'inizio del 2011 con la Inri presente qui con tutti i caffè come vuole oggi la Lavazza e abbiamo detto delle cose veramente molto molto importanti. Allora, non voglio togliere spazio e tempo ad altri colleghi che vogliono fare delle domande, però ripeto, io organizzerò un altro, magari abbiamo cominciato, cerchiamo di arrivare alla conclusione, alla fine della preparazione Pro Expo con un altro convegno fatto qui al Circolo della Stampa. Grazie. Grazie. Io in conclusione, non so se volete dire una parola su cose che hanno state appena dette, cioè l'imprenditoria illuminata, no? Vi sentite rappresentanti di questo tipo di fare impresa in Italia e insomma che cosa pensate che possa fare, quale contributo possa dare l'industria italiana per far uscire questo paese dal declino? Volete fare una rapidissima
considerazione su questa. Illuminati, ma magari lo fosse illuminato, non sta certamente a me dirlo. Dico soltanto che ciò che noi stiamo facendo assieme ai colleghi amici di Lavazza potrebbe forse essere alla portata forse della più grande multinazionale o tra le più grandi multinazionali diciamo del settore. Quindi il fatto di collaborare deriva anche da un sano pragmatismo, perché o si collabora o certi risultati non si possono ottenere. Quanto questo possa essere poi traslato sul resto dell'Italia lo auspicherei, perché l'Italia ha una riserva di potenziale inespresso, semplicemente infinito. L'Italia che è la patria della bellezza, come stiamo anche cercando assieme al collega Maurizio Di Roviland di sancire attraverso una fondazione di prossima costituzione. E la bellezza è molto più del petrolio, prima di tutto perché non si consuma, e secondo perché non costruisce la bellezza. Quindi se grazie alla collaborazione a livello di quella parola e un po' slogan, fare sistema, si riesce a far ripartire l'Ancia in Resta d'Italia. Grazie a tutti. Ma più che illuminati direi che siamo molto caparbi e molto, diciamo, e molto decisi anche nel cercare di portare avanti le cose secondo delle regole, che poi non sono nulla di speciale, perché sono le regole più basiche, se vogliamo, dell'economia, cioè di un sistema che deve cercare di far quadrare dei cavi, costi, e alla fine arrivare anche a produrre un reddito che non serve solo per pagare delle tasse, serve anche per consentire alle nostre aziende di svilupparsi, di crescere, di diventare più grandi, quindi di poter competere su uno scenario internazionale, soprattutto anche di poter offrire tanta stabilità e sicurezza, perché la precarietà non si combatte con i contratti, si combatte con delle aziende che funzionano bene, così si combatte la precarietà. Questa è la base per poter combattere la precarietà nel lungo termine, in modo sostenibile e creando un sistema paese molto competitivo, che è quello che ci manca. Quindi noi auspichiamo che l'Italia capisca che per poter veramente crescere e svilupparsi ha bisogno di condividere non tutta una logica aziendale, che poi può dare ovviamente una serie di riferimenti, ma un pezzo piccolissimo che è la voglia di competere, di essere competitivi, di voler creare quelle basi per poter essere competitivi. Poi ognuno ovviamente deve giocarsela, perché non è che sia una regola questa che poi automaticamente porta al successo. Nel sistema competitivo, un sistema che vedrà agire imprenditori bravi, imprenditori meno bravi, vuol dire, questo fa parte poi della vita, ma nel complesso è la base su cui davvero possiamo e dobbiamo giocarci le nostre speranze. Ed è anche quello che consente alle aziende di avere i soldi per poter fare la ricerca, per poter fare azioni di responsabilità sociale, per diventare fino in fondo impresa non più solo economica, ma impresa etica e impresa sociale. E noi non chiediamo che vengano fatte delle grandi rivoluzioni, ma chiediamo che ci sia un po' di fiducia nei confronti di questo sistema, che sembra così distante da tanti discorsi che si continuano purtroppo a sentire ripetere. Grazie. Direi che abbiamo sentito delle cose davvero interessanti, penso che questo progetto sia davvero un passo molto importante per tutto quello che riguarda non solo le aziende che lavorano nel settore, ma insomma
però penso che sia un esempio davvero che possa essere seguito anche da altre imprese e non soltanto diciamo, in questa filiera. Io vi ringrazio per l'attenzione, naturalmente ringrazio il professor Lavazza, il professore che ci ha illustrato così bene questo studio, questo universo, e chi vuole si può accomodare per una stanza qui accanto per una bufera. Grazie di